In questo video 7 spunti di conversazione che attirano tutte le donne. Copiali. Allora, se vuoi attirare delle donne, devi trovare degli spunti di conversazione utili e diciamo che puoi utilizzare anche con delle perfette sconosciute. Puoi utilizzarlo al centro commerciale, al supermercato. L'importante è, diciamo, fare le cose nel modo giusto. Adesso ti darò questi spunti di conversazione che puoi utilizzare. La cosa, fondamentale, che però secondo me è importante, che tu mantenga il giusto contatto visivo. L'eye contact è fondamentale quando interagisci con una donna. È molto importante anche prestare attenzione a quello che dici, quindi perché se tu presti attenzione a quello che dici sei più convincente, sempre più sicuro di te, quindi senza parlare a vanvera, ma prestando attenzione alle tue parole, prestando attenzione a quello che dici, e poi impara a mantenere una postura anche non verbale sicura, quindi la schiena eretta. La schiena, diciamo, eretta, ma non le spalle rilassate, erette ma non tese. Impara a flirtarti e ovviamente più lo fai, meglio è, perché come tutte le cose, bisogna allenarsi. Quindi l'allenamento è fondamentale. Quindi devi fare dei set, delle sessioni proprio vere e proprie in cui vai lì per allenarti, per provare ad approcciare. È fondamentale questo, l'allenamento è molto importante, anche perché un conto è la teoria, un conto poi è la pratica. Ma l'obiettivo che devi darti non è quello di riuscire, ma è quello di provare. Quindi, perché i tentativi, fanno sì che dopo un po' un qualcosa ti diventa familiare. Quindi non importa che tu sbagli, che vieni mandato a cagare, le prime volte è normale, ma a furia di provare, ti perfezionerai sempre di più, diventerai sempre più sicuro. Quindi tu provaci con chiunque, perché le prime sessioni devono essere veramente dei tentativi per allenarti. Ma adesso vediamo queste, sette, diciamo, situazioni che attirano comunque tutte le donne, che però, ripeto, vanno allenate. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Toramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente. Allora, la prima domanda è, la prima cosa che puoi fare è una domanda disarmante, un'interruzione di schema. Una domanda su qualunque cosa. Quando vedi una donna, qua la vera capacità intanto è la sequenza, diciamo così, il tempo. Vale sempre un po' la regola dei 3 secondi, cioè non devi stare lì a pensare. Più di tanto, perché se lei vede che tu lo osservi, che tu la guardi, che tu le giri attorno, sia in un locale sia in qualunque posto, eh. Io sto parlando di approccio ovviamente dal vivo, perché poi gli approcci online sono completamente diversi, ma dal vivo, in qualunque luogo tu vada, in qualunque posto tu vada, devi agire. Quando lei ti ha visto, cioè quando lei ha visto che tu l'hai vista, perché un conto è se tu interagisci con altre persone, non la consideri, magari la guardi con la coda dell'occhio, ma lei non sa che tu lo stai guardando, allora va bene. Ma nel momento in cui lei ha percepito che tu l'hai vista, deve essere un qualcosa di immediato, perché altrimenti inizierà a mettere in atto meccanismi di difesa. Quindi la prima è una domanda disarmante, un'interruzione di schema. Ad esempio, un qualcosa che potresti fare è chiamarla con un nome a caso. La vedi? Ehi, ciao Giovanna, come stai? Ma io non sono Giovanna. Ah, hai cambiato pure nome. No, non so. Ah, guarda, sei veramente uguale alla mia amica Giovanna. Scusa se mi sono
mi sono sbagliato, sembri proprio Giovanna comunque. E vabbè, io sono Massimo Piacere, no? Quindi, per fare un esempio. Quindi quello è una cosa molto semplice, perché quando in un locale qualcosa, quando la vedi, butti lì un nome a caso. Qualche volta può anche capitare che la azzecchi è il nome. Alle volte è anche interessante questo, no? Se più o meno becchi l'età, questa è una chicca che voglio regalarti. Ci sono dei nomi che andavano abbastanza di moda, no? Per esempio, devi fare degli esempi. Per esempio, ci sono molte donne, diciamo, ecco, over 50, butta lì il nome Paola, ce ne sono tante. Donne, nomi veri, no? Donne invece tra i 45 e i 50, trovi molte Roberta, molte Paola, molte anche Silvia. Però non è che devi azzeccare il nome, ti sto dicendo. Però se tu ti fai una ricerca su Google per anni, diciamo, dai una sequenza di nomi, no? Quindi a seconda più o meno dell'età che vedi, butta uno di quei nomi lì. Vuoi dire che magari la becchi anche, no? Se becchi il nome giusto, inizia a parlarle, ti inventi una storia qualunque, lei ti dirà, no, ma non sei, ma sei Paola. Ah, sì, sono io. Ah, ma forse è un'altra Paola, insomma. E comunque poi ti presenti, molto facile. Se sbagli nome, che è la cosa più probabile, ovviamente, invece le dici che assomiglia a una tua amica, eccetera, eccetera. Questa domanda disarmante funziona. Un'altra cosa che puoi fare, la seconda cosa, è fare un commento. Un commento su qualche cosa che lei, per dire, ha un paio di orecchini, fai un commento, ovviamente deve essere un complimento, ma un complimento mirato. Questo devi farlo su un qualcosa che lei porta, su un oggetto o anche su una sua caratteristica fisica. Bisogna qua allenarsi, vedi una con un naso particolare, dici cavolo che bel naso che hai. Io sono un appassionato di egittologia, mi sembri veramente proveniente veramente dall'antico Egitto, un naso aristocratico, per dire, se magari sei un naso un po' pronunciato. Quindi anche questo è un qualcosa che puoi utilizzare. Oppure il terzo caso sono le aperture situazionali, quindi commenta o fai una domanda sulla situazione in cui ti trovi, in quello che condividi con lei, che può essere il ritardo del treno, dell'autobus, insomma, qualunque cosa, la situazione in cui ti trovi, un commento per vedere, per agganciare. Poi, questo è più difficile, da mentalista, puoi fare una cold reading, una lettura a freddo, cioè qua fai una dichiarazione generale su di lei che potrebbe essere interessante. Questo puoi farlo quando una persona te l'hanno già presentata. Quindi ci sono tutta una serie di cose che generali che puoi dire, ad esempio, ma mi sembra una persona molto sicura di te, che però spesso presenta, talvolta presenta anche delle grandi insicurezze. Ecco, questo è un rainbow word, vuol dire che dico una cosa e dico la sua cosa opposta, e sono cose interessanti nel campo della lettura a freddo, quindi fare delle dichiarazioni molto generiche. Mi sembra una persona estremamente intelligente che si sta aprendo al mondo, anche se ha avuto dei periodi in cui è stata molto chiusa. Farò poi dei video approfonditi su queste tematiche, però sono abbastanza carine, insomma, perché sono cose molto generiche che però sembrano poi calzate a pennello su quella persona. E poi ci sono, diciamo, il sesto punto, le aperture sociali, insomma, quindi abbastanza generiche, no? Dove vai a intrecciare amicizie in comuni. Questo, ah, ma sai, ma tu sei l'amica di Tizia che, ah sì, una mia amica con la quale, ecco, questo
sono aperture sociali, serve qualche contatto. Ovviamente questo va fatto in qualche locale dove ci sono dei collegamenti, insomma. E poi l'ultimo è l'apertura diretta. Questa è un'apertura diretta che dimostra interesse ma anche molta sicurezza. Ehi, ciao, io sono Massimo, guarda, t'ho visto e mi hai veramente colpito perché è un'espressione particolare, ecco, butti lì un'espressione particolare non vuol dire niente, no? Tutti hanno un'espressione particolare, però utilizzi un po' il modello, in questo caso del Milton Model, no? Un modello anche molto generale. Ma in questo caso è anche fondamentale mantenere, ripeto, il contatto visivo, avere un buon linguaggio non verbale, essere sciolto, diretto, sorridente, e fa il 90% delle cose. Comunque prova queste sette spunti di conversazione che vedrai che riuscirai ad agganciare tante donne. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Termasco Ufficiale, su TikTok.